Scusami. Ma quella lì si può fino a 28 anni. Ma, no, ma anche della Bulgaria, c'è anche roba della Bulgaria. Quelli che sono pari sono questi. I? Belli sono questi. Questo qua è uno. Eh? Ma, chissà se va bene, sì, ma anche perché dietro l'angolo c'è Natale adesso, eh. Sì, sì, sì. Ah, tutti questi cosi. Perché? Allora io aspetta me. Anche loro due? Thank you.
però rispetto al planificato c'è lui dietro sei arrivato te. Ci sono più le persone che pure stanno aspettando. Basta? Ancora? 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 Tutta la sua. Tutta la sua. Invece facendo... Fai due mani. Dai, va, dai, pe, dai, pe. Tranne quelli di questo pudore. Chi aspetta questo? Ma passi avendo quelle con le borche, tutti gli altri vanno colorati. Belle quelle con le borche, però io dico, cavolo, se c'erano con le borche, così, no, questo colore, le avrei preso. Sono andate tutte quelle del cuoio. Dai, pe, dai, pe. Dai, pe, dai, pe. Bravo, pe. La nonna che quella ha preso. Primo secondo. Ha trovato un anno e 25 a cavolo, sì. Ma non è che andate con il a provare le brezze sul lago di Oginate, un po' di sole e un po' di nuvole, guardate un po' che bello. Vai Matti, lo foto costa un momento. Vai, che è Margherita, vai, salta. La bestia! Sta incazzato! Buona! Un cestino, ciao, ciao! Non toccate gli scavi perché sono gli altri tre? Con lei! Gli altri tre, siete voi? Thank you.
Si mette anche in posa, sì, si mette. Appena ti vede la nonna, ti deve fermo lì, ecco, non toccate questi ferri qua che sono ingrassati. Allora, allora, ascoltami adesso. No, vai, vai, sì. Allora, il ragazzino poi lo facciamo sedere qua, eh. Anzi, sì. Aspetta, vai. Vai dall'altra parte. Mi metto qua? Sì. Non toccare quel ferro. No. Non toccare quel ferro lì che ti ingrassi. Ah, ok. Quello dietro la tua Giulia. Tieni vicino a me. Ok. Okay. Allora, adesso vediamo se è bilanciata la barca così. Se no, ragazzino, ragazzino, cosa mai vai là? Sul secondo gradino, vieni qua. Vieni, vieni. Sì, forse meglio. Senti qua. Perfetto. Che tu sei, ti dice di andare a destra o a sinistra che sei il bilanciere. È calda, calda. L'acqua è calda. Oh, mamma, non ditemi che l'acqua è calda. Tanti piega le gambine. Digli quando sei là, all'Andrea, che c'è qui la persona che la conosce. Ah, ok. Allora, siete pronti? Rilassante. Sì, ma sai cosa è bello? C'era, anche quando c'è proprio il tempo caldissimo, tipo non so, 40 gradi, quando vai sul lago, prendi la barchetta da sul lago, c'è sempre quell'aria fresca. Poi magari ti fermi in mezzo lago, la fermi alla barca, fai tuffi e poi è bello. Poi magari prendo telo, copro sopra per il sole. Sì, per il sole, no? Sì, come una volta quando queste imbarcazioni usavano per trasporto persone, viveri. E mettevano, c'era anche il telo, anche cioè, per la pioggia, così. È una casa, diventava. Che arrivava fino a Milano, per il canale di Milano, perché si poteva con la... perché lì sul fiume c'era quella costruzione leonardesca, okay, che faceva una manovra che tu, perché lì, cioè, senza quella cosa non si può passare perché c'è il livello del fiume molto alto, ci sono scogli e cose così. E lui ha programmato una specie di canale che si riempivano di acqua, metteva la entrava lì dentro la barca, poi l'acqua si svuotava insieme con la barca, si scendeva sul livello dell'acqua del fiume e andava avanti.